Le telecamere di copertina si riaccendono alle Terme di Milano perché il fil rouge di tutta la puntata è la calzatura vista nell'ottica dell'Assemblea Nazionale dell'Industria Calzaturiera e di ANCI, l'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. L'Assemblea dell'ANCI è sempre un momento di grandi significati, appunto per fare il punto del settore, un settore così importante nel sistema Italia, come ci ha confermato anche la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Ma sentiamo il Direttore Generale di ANCI e di MICAM Fabio Aromatici. ANCI è un'associazione che sicuramente vede una grande partecipazione dei propri distretti territoriali, ma è un'associazione che è inserita in maniera molto ferma e molto importante anche all'interno di Confindustria. Siamo da una parte spiacenti che oggi Emma Marcegaglia non poteva essere con noi, ma c'era l'inaugurazione del centro studi con le proprie relazioni, ma è stata presente in video e ha dimostrato comunque di seguire molto da vicino, così come la Confindustria ha fatto, non solo quest'ultimo periodo, ma nei suoi 3 anni di presidenza, tutte le battaglie sono state al nostro fianco, sia per quanto riguarda l'antidumping sia per quanto riguarda il made in. Viviamo naturalmente nell'economia globale, ecco, nel quadro di questa economia internazionale, l'economia italiana, l'economia del made in Italy con il sale e scende dei consumi. Beh, sentiamo il parere del professor Marco Fortis, che è vicepresidente della Fondazione Edison, è un grande economista e quindi i suoi suggerimenti, anche le sue riflessioni. Ma la componente più dinamica dell'economia italiana, come è stato spesso in questi ultimi anni, rimane soprattutto l'esportazione dei prodotti del Made in Italy in modo particolare. Abbiamo recentemente visto che rispetto alla Germania, che pure ha grandissimi gruppi che l'Italia non possiede, settori di specializzazione molto importanti come l'auto, la chimica, nonostante tutto questo l'Italia ha un ritardo oggi rispetto alla Germania per riguadagnare i livelli di export pre-crisi soltanto di circa 6 mesi, quindi non è male e io prevedo che entro la fine dell'anno le esportazioni italiane in valore possano tornare ai livelli pre-crisi. Nel settore in particolare della moda abbiamo una dinamica dei cosiddetti accessori moda, che comprendono anche le calzature, oltre a pelletteria, occhiali, oreficeria e gioielleria, che si sta riportando ai livelli già del 2007-2008. La calzatura made in Italy ha risentito naturalmente come l'abbigliamento del sali e scende del mercato mondiale, dei consumi mondiali, ma certamente è vincente sempre sui paesi tradizionali, ma anche su paesi emergenti. Ma a proposito di questo, è interessante avere una testimonianza di Umberto Battani, che è presidente dell'ICE, Istituto Commercio Estero, che ci parla proprio dei nuovi paesi dove la calzatura italiana sta entrando alla grande. La ripresa c'è nei mercati tradizionali, Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, ma naturalmente è visibile anche nei mercati emergenti. I paesi dell'Asia centrale, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, una serie di paesi dell'America Latina, oltre al Brasile. Abbiamo anche in India, cominciamo ad avere interessanti aperture, così come in paesi che normalmente non consideravamo, diciamo, nello nostro schermo, per esempio paesi come la Corea del Sud, il Vietnam, Taiwan e altri, stanno dando segnali importanti di interesse per la calzatura italiana. Nuovi mercati, sempre nuovi mercati per le calzature made in Italy, ma naturalmente anche i mercati che tradizionalmente amano moltissimo la calzatura italiana. E allora abbiamo una testimonianza del presidente e dell'amministratore delegato di Saks Fifth Avenue, cioè il gruppo di store più famoso del mondo. Quindi sentiamo Ron Fresh e Steve Sedov e poi subito dopo la nuova direttrice del Wall Street Journal Magazine, che è appunto Deborah Needleman. E anche gli accessori sono molto importanti, sempre dell'artigianato. Absolutely. But I will say, you know, as I think about our country. Assolutamente sì. Le borse, le scarpe sono molto importanti per i compratori. Anzi, gli americani, quando pensano all'Italia e alla moda italiana, pensano alle borse, alle scarpe, poi agli abiti. Perché per l'America l'accessorio made in Italy è il più bello, il più desiderato.
really supports Made in Italy because per noi, per i nostri clienti, il Made in Italy è un discorso importante. I nostri clienti apprezzano la creatività del Made in Italy. Abiti e accessori che sono molto importanti. Gli accessori e anche la piccola pelletteria sono una vera passione per gli americani che vorrebbero avere almeno un accessorio Made in Italy. Questa assemblea del Lanci dell'Associazione Nazionale Calzaturi Bici Italiani è poi particolarmente importante perché segna per il presidente Artioli, possiamo dire il mega presidente Artioli perché è anche presidente europeo della Confederazione della Calzatura di Bruxelles, ma due mandati per ANCI. Ad ANCI hai dato moltissimo, ANCI credo che ti abbia dato. Io dirò senz'altro che è molto di più quello che ANCI e gli associati ad ANCI, gli amici dell'ANCI mi hanno dato di quanto io ho dato loro. Ho avuto tante presidenze, tu lo sai, sia a livello provinciale che regionale, nazionale, europeo. Ma ho sempre fatto questo tipo di attività, che è un'attività secondo me che arricchisce molto chi la fa. Perché è un'attività che ti mette a conoscenza dell'uomo e delle sue esigenze, delle sue necessità. Neo presidente per il prossimo biennio è Cleto Sagripanti, quindi un giovane industriale di prestigio che vi presento in questo momento. È stato a lungo vicepresidente degli industriali, dei giovani industriali in seno alla Confindustria, è presidente dell'aeroporto di Ancona, ma potremo continuare a lungo perché lei rappresenta la nuova generazione di manager di grande successo. Quindi il futuro dell'ANCI è firmato Cleto Sacripanti. Sono molto emozionato perché sentivo tanto questo incarico e sono contento di essere presidente di una bella associazione come l'ANCI e di un settore che esporta in tutto il mondo dei prodotti bellissimi e siamo ambasciatori del bello e del lusso. Siamo un settore stupendo, incidiamo tanto nella bilancia commerciale e spero che continuiamo a fare questo. Il mio lavoro sarà anche per incrementare numero aziende, addetti dell'ANCI perché abbiamo tanto bisogno di più occupazione e più buste paghe in Italia. Tra gli obiettivi appunto di quest'anno mi sembra estremamente interessante quando la calzatura sarà al centro di un congresso mondiale in Brasile in occasione di Curo Moda, che è la più famosa mostra brasiliana di calzature. Questo congresso mondiale si svolgerà il prossimo novembre, una stagione particolarmente propizia in Brasile, e l'invito lo affidiamo direttamente al presidente di Curo Moda, Francisco dos Santos. È un anno significativo per il settore calzaturiero mondiale perché a Rio ci stiamo preparando un bel congresso per il mese di novembre, che sarà il congresso mondiale della calzatura, che sarà il nostro presidente Artioli a curare tutta la conferenza che avremo lì a Rio. Aspettiamo un bel gruppo di italiani e anche un bel gruppo di europei. È un evento che deve avere intorno di 400 persone, sono i leader, la leadership del settore in tutto il mondo. 6-7 di novembre a Rio, fa caldo, è un bel periodo per visitare la città più turistica brasiliana e saremo lì aspettando la vostra visita. Le calzature Made in Italy sono amate, sono desiderate, sono acquistate in tutto il mondo. Oggi poi le calzature femminili sono degli autentici gioielli e per le donne sono anche un'arma di seduzione. Anche chi è seduttrice nel suo DNA. Ecco, allora il primato, la palma di questa puntata, la palma della seduzione, la affidiamo all'argentina Lola Pons, ormai amatissima in Italia. Ma la vediamo in un set fotografico nella selvaggia isola di Mahé, nell'Oceano Indiano, fotografata da Fabrizio Cestari con la collezione firmata da Alessandra e Francesca Piacentini. Ma viene fuori proprio tutto questo fascino di Lola Pons, che ci sembra una Venere che esce dall'acqua. Siamo arrivati al finale di questa puntata che spero vi abbia interessato. Un appuntamento alla prossima, un cordiale saluto da Anna Mascolo.